potevi avere tutto senza bisogno dell'esterno, niente, tutto quanto c'era lì, perché poi manteneva anche le altre case tipo con legno giù a Torino e a Savonera e Brugliasco, anche erano tutto al reparto 2 che erano su 200 malati, 140 lavoravano nei laboratori e anche i lavoratori andavano, erano dislocati magari due o tre in falegnameria, due in tipografia, due in cose, e passava un infermiere, magari un infermiere già anziano prima di andare in pensione, che non se la sentivano di fare allora secondo la dichiarazione medica, e c'era un infermiere che li prelevava e li accompagnava al posto del lavoro e poi andava a prenderli quando aveva finito, perché le ore erano 6 ore al giorno, 3 al mattino e 3 al pomeriggio. Ecco, bisogna dire che moltissimi lavoravano assiduamente per un pacchetto di Alfa, un pacchetto di sigarette al giorno, a parte la manovalanza. E poi c'erano del lavoro artigianale, lì noi avevamo la centrale termica e quando c'era qualcosa che non andava, come ad esempio lì la cosa dell'elettricità, venivano a cercare questo paziente qua e da portarlo giù a sistemare le cose. Lì c'erano anche i panettieri, il reparto lì 2 dove c'erano tutti i lavoratori, all'una di notte ne svegliavo 5 o 6 perché dovevano andare a fare il pane, e poi alle 3 alle 4 del mattino un profumo. E anche i lavori, ad esempio di giardinaggio, pericoloso a sé gli altri, poi lavorava tutto il giorno con la falce, è pericoloso, era lì. A pranzo cena solo il cucchiaio, per anni e anni solo il cucchiaio, neanche la forchetta, no? Hanno imparato il mestiere dei ragazzi da elettrici. Pensate che quando mio fratello era militare, il giorno del giuramento, se ne arriva qui con un suo compagno di Naia, fatto il militare a Bra, e arriva. Poi quando mi ha visto mi ha riconosciuto. E mi ha detto: ah, ma lei lavora col legno, io sono stato, ho imparato a fare elettricista, c'era Miglio il Valdostano che mi ha insegnato. Lavorando per un pacchetto d'Alfa non erano tanto riabilitati.